Lopez. veramente tanta roba. Simile anche Lopez, facevo i nomi di chi ci sarà in questo Sì. contesto, quello poi a livello globale sì, ce ne sarebbero anche altri. Comunque anche loro saranno, dal punto di vista del collettivo, saranno una squadra di riferimento. Come una squadra di riferimento spero e credo che sarà la Bahrain Merida. Bahrain Merida che invece questo inizio anno da parte di qualcuno un po' stentato, da parte di altri bene, sebbene i risultati non ne siano arrivati concretamente. Per esempio, ho visto un ottimo Iman Garcia Cortina, molto propositivo al nord. Dylan Tonitz oggi mi sembra che stesse lavorando per Sonny Colbrelli in chiusura. Sì, Ma lavorava avanti per Colbrelli. Dylan Tonitz è stato un altro che un paio di anni fa è stata una gioia per gli occhi in estate. Ed è un corridore che poi ha dovuto cercare un certo tipo di solidità. Lombardia dell'anno scorso, immagino che sia arrivato quel podio con un risultato importante. E io me lo aspetto davanti, ma mi aspetto soprattutto una squadra centrata. E peraltro, quando si fanno i nomi di coloro che escono dalla Valigia Roubaix per andare alle Ardenne, io ho colpevolmente dimenticato Matej Moric, da cui Roubaix è stata particolarmente sfortunata. Spendimi due parole su questo Moric, soprattutto cosa può fare alle Ardenne, se cambia atteggiamento. Esatto, deve per prima cosa cambiare atteggiamento perché non può correre così come ha fatto specialmente al Fiandre, mi ha fatto venire un nervoso, ma non, cioè, nel senso buono del termine, chiaramente, perché ci si vedeva che aveva delle buone gambe, delle buone possibilità, ma ha corso da solo contro tutto il gruppo in buona sostanza, e infatti alla fine non è riuscito a cavare fuori niente di buono, però è un altro che feeling. Con l'arrivo di Valkenburg ce l'ha, perché anche lui ci ha vinto un mondiale juniores, non under 23. Le potenzialità ci sono tutte, lo diciamo da un anno, è da un anno che si è effettivamente consacrato questo corridore per quel talento che tutti conoscevamo. Dicevo, si è consacrato, arriva a questa Amstel Gold Race, non con i favori del pronostico, ma con la possibilità di essere un legittimo outsider. Quello che mi impressiona per questa corsa, che è una delle ragioni per cui la attendo veramente con particolare interesse quest'anno, è che ci sono tutti. Cioè, è veramente un contesto in cui noi, se andassimo adesso avanti a parlare dei favoriti, cioè stiamo lasciando fuori Bettiol, che appena ha vinto adesso il Giro delle Fiandre, stiamo lasciando fuori Valverde. Da quant'è che stiamo facendo questa puntata? Da almeno mezz'ora, immagino. Poi dopo ci sono i tempi tecnici di taglio, di sistemare, per sistemare l'audio, ma cioè, indicativamente siamo in questo territorio qua. Non abbiamo citato il nome di Kwiatkowski, non abbiamo parlato di Gasparotto, di Valgren, di Kreuziger, che sono il podio dell'anno scorso, tutto nella stessa squadra. Di Gilbert abbiamo appena accennato del fatto che sì, la Roubaix, sì, le Monumento, però di Amstel ne avrebbe vinte 4, 4 e mezzo, perché ha vinto anche un mondiale a Valkenburg. Ci sono veramente tutti. Veramente tutti arrivati a questo punto, io ti chiedo, secondo te, che tipo di corse saranno? Saranno corse, sarà una corsa? Restiamo sull'Amstel, dai, restiamo sull'Amstel senza anticipare che poi settimana prossima poi dobbiamo discutere ancora di quest'Amstel per andare poi a Liegi, quindi rimaniamo sull'Amstel ancora. Che tipo di corsa sarà, Giacomo? Secondo te, tutta questa carne al fuoco e tutta questa qualità crea nell'animo dei corridori quella consapevolezza che forse non soltanto Julian Alaphilippe ha e spinge tanti forse ad aspettare, ad aspettare, ad aspettare, oppure c'è la paura effettivamente delle due punte di diamante e qualcuno proverà ad attaccarli magari da lontano, a mettere in piedi qualcosa di diverso? Ma non è che ti giro domanda, però mi domando e ti domando: ma attaccalo te da lontano uno che hai meno 60, accende la corsa come fa Van der Poel alla freccia del Brabante? E, è uno scherzo, anziché no, nel senso che cioè, non è nemmeno se l'approccio di Van der Poel, che poi dopo è un approccio a sprecare veramente tantissime energie, gli si può ritorcere contro su una corsa di 260 km, più di quanto non succeda per una corsa di 195, intendiamoci. Dicevo, è un approccio che gli si può ritorcere assolutamente, assolutamente contro, però attaccare da lontano un corridore del genere non è nemmeno,
non è nemmeno così semplice perché cioè, questo ti salta sulla ruota e poi dopo, nel senso, ha energie per fare tantissimo in corsa. Questo è quello che ha fatto vedere ultimamente, ma non, ripeto, non avevo dubbi che sarebbe stato così. Dall'altra parte c'è la De Koenig, che è sempre comunque la squadra di riferimento. So che può sembrare stucchevole dirlo, però è veramente la squadra da tenere d'occhio più di tutte, perché comunque si presentano al via con uno dei due favoriti a 5 stelle e uno che la corsa l'ha vinta 4 volte e mezzo, che ha vinto non più tardi di settimana scorsa. Sicuramente in condizione. Può essere distrutto dalla Roubaix perché la Roubaix ti distrugge, però attenzione anche a Philippe Gilbert. Quindi sarà una sfida 2, secondo te, che è quello che io immagino, onestamente. Non riesco a vedere uno scenario alternativo, peccando probabilmente di fantasia. Allora, io penso che la corsa ruoti intorno a questi due corridori. Ci sono degli atleti che si pongono veramente, non sono sicuro che stiano un gradino intero sotto. Faccio riferimento in particolare ad Alberto Vettiol, che secondo me oggi non si è nascosto, però poco prima dell'attacco di Alaphilippe, alla Freccia del Brabante, appunto, l'ho visto che faceva un po' fatica a limare, a prendere le posizioni. Questo è un dettaglio importante, tra l'altro, in vista Certo. dell'Amstel Gold Race, dove fare questa cosa è fondamentale. Fondamentale. Comunque, era un attimo in difficoltà nel riuscire a prendere le posizioni, si è fatto trovare indietro, ma quando hanno accelerato, poi dopo nel finale lui e Gasparotto sono comunque riusciti a fare la differenza sul resto del gruppo dietro. Cioè, li ho visti comunque in ottima condizione. E come il mercoledì prima del Fiandre si era nascosto all'Advanced Vlaanderen, potrebbe aver avuto un approccio simile anche qua a Bettiol. Due nomi che vengono immediatamente dietro sono quelli di Bettiol e Schachmann, però da lì in poi è veramente, è chiaramente quello di Alejandro Valverde. Vedi? È semplicissimo dimenticarsi niente proprio di meno che il campione del mondo, tanta carne al fuoco c'è che. Però questi tre diciamo che sono mezzo gradino sotto, no, non intero. Sì. I due nuclei della corsa saranno quelli, Van der Poel e la sua Cordon Circus e la De Koenig, con in particolare Alaphilippe, però c'è veramente tanto intorno. Sì, attaccarli sulle côte, soprattutto da lontano, diventa veramente difficile. Rischia di diventare un'arma a doppio taglio perché magari si decide di attaccarli non con l'uomo di seconda fascia, diciamo col vicecapitano, poi il vicecapitano poi risulta che poi Van der Poel gli va dietro e lo stacca magari, e poi quindi devi andare a tirare sul tuo uomo. La situazione è complessa. L'unica cosa che mi viene da pensare con questo nuovo arrivo, che non è più in cima al Kauberg, ricordiamo, non è più a 2 km al Kauberg come quel mondiale, 3-4, non ricordo quanto fosse. C'è il... L'arrivo è nello stesso posto, però fanno un giretto intorno. Fanno un giretto intorno, c'è dove il Kauberg, c'è il Geolemmenberg, se non sbaglio, e poi il Bemelerberg. Guarda, i nomi dei berg olandesi te li lascio a te per Sì, io tutta sono settimana. col Dutch, sono un Col fenomeno. doc? Sì, col Doc. E chissà Ah, con il Doc, appunto. l'abbiamo messo. No, dicevo seriamente, dicevo c'è poi quella parte finale, c'è poi quella parte finale che si presta in ogni caso ad attacchi. Quindi se va via un gruppetto come quello dell'anno scorso, si può fare uno scherzo, si può fare uno scherzo anche a chi in volata avrebbe delle quotazioni maggiori. Quindi quella è l'unica alternativa che io mi prefiguro, soprattutto se andrà via, come credo che sia ragionevolmente possibile, un gruppetto un attimo più folto di quello che è andato via oggi. Quando sono già in 7, in 8, magari c'è una superiorità numerica, sempre che la superiorità numerica non sia quella delle comunque, perché potrebbe tranquillamente esserlo, voglio dire, dopo tutto quello che si è visto. Allora lì magari se scatta qualcuno, fa la classica fagianata, poi occorre sempre spendere quel secondo per decidere chi va dietro. E quindi quello potrebbe essere un'alternativa. Beh, quello che si è visto oggi in termini di sprint finale sicuramente è uno spauracchio per tutti gli altri, cioè la lesson learned non è solo per Alaphilippe, ma per chiunque si trovi in un finale con Mathieu Van der Poel. Chiaro che nell'uno contro uno scattare in faccia un corridore e lasciarlo sulle ruote non è una cosa semplice, anzi è difficilissimo. Io ricordo in un uno contro uno, ricordo un esempio personalmente, che è Cancellara contro Bonen a dare il beke nel 2010 sul piano proprio. Comunque, in un contesto un pochino più nutrito, a quel punto si troverà a dover inseguire tanta gente perché oggi ha fatto vedere davvero di avere qualcosa di speciale e chiaramente se gli altri vogliono vincere devono mettergli i bastoni tra le ruote.
Prima di salutarci, primo, però dai, due parole su come cambiano gli scenari per quanto concerne il passaggio tra classiche del Nord e classiche delle Ardenne. Una mini preview di cui dopo, su cui dopo approfondiremo dopo l'Amstel, che già comunque è parte di questo contesto di corse. Una preview tecnica o una preview emotiva? Una preview emotiva, esatto, la preview del cuore, ecco, mi hai dato uno spunto per il titolo. Ma la preview del cuore è lasciata all'attitudine di ognuno. Chiaramente è un godimento che continua ad andare avanti per chi ha predisposizione nei confronti delle corse di un giorno. Io non mi sono mai nascosto in questo senso. Tra i due scenari è quello che prediligo. Quindi ancora ci saranno altre 3 settimane di spettacolo e poi. Quelli come me ragioneranno poi già al Mondiale, a Lombardia, alla fine dell'anno e a qualche cosa in mezzo. Ovviamente che cosa succede? L'ho sempre vista in modo particolare, è come se uscissi da un contesto ovattato, onestamente. Io il cuore lo lascio un pochino sul pavé, però mi accontento perché dico, lascio il cuore sul pavé, però non entro, non cado, ecco, non è una situazione alla padella alla brace, si rientra in un altro contesto, allo stesso modo magico, poi lasciato veramente al gradimento di ognuno e alle preferenze di ognuno. Saranno comunque altre 2 settimane di bellissimo ciclismo. Escluso mercoledì prossimo alla Feccia Vallone, giusto? Non volevo essere troppo cattivo, ma ormai questo è diventato Cycling Chronicles, il podcast del cinismo. Esatto, me lo avete insegnato tu e Nicola nella scorsa puntata. Scherzavo, scherzavo a tutti quelli che sono amanti della Freccia Vallone. Go godetevela, per me non è esattamente la stessa cosa, ma poco importa. Godetevela finché potete. Sì, esatto, finché quelli di Azzurro non aprono gli occhi. Bene, siamo arrivati in chiusura di questo episodio di Cycling Chronicles. Io, siccome qualcuno mi ha fatto il verso nella puntata scorsa, vi ricordo comunque quali sono i contatti presso i quali potete trovarci, cioè la nostra mail, cyclingchronicles.podcast@gmail.com, su Facebook e su Instagram come Cycling Chronicles, su Twitter come c_podcast. Vincenzo non c'è, io l'ho avvisato, gli ho detto fammi sapere chi è il tuo favorito per l'Amstel Gold Race, se no io prendo d'ufficio Edvald Boasson-Hagen. Neanche Non mi ha c'è. risposto, quindi il suo favorito è Edvald Boasson-Hagen. Ne dobbiamo trovare un altro, mi sa, perché non so se. Ah, no, è in start list. No, C'è. c'è, è dato in start list. Io immagino se vince il pronostico. Vabbè, adesso Sarebbe meraviglioso. Beh, tra l'altro, corridore che, vabbè, adesso sembra nella parabola discendente della sua carriera, onestamente, ma per dire 3 o 4 anni fa sarebbe stato considerato un corridore appetibilissimo per una corsa come l'Amstel. Primo, ci sono due favoriti a 5 stelle. Io me ne prendo uno dei due, Giacomo, non posso fare a Chi vin? meno. Chi la vin? E va, No, comunque, no, no, no. è il buon senso, Sì, non è no, non mi sembra che che. sia contesto da scenario alternativo, mi prendo l'olandese, mi prendo Van der Poel. Quindi Van der Poel. Io sono a livello di lancio di moneta, onestamente. Quindi sai cosa faccio? Siccome tu hai preso Van der Poel, io prendo Alaphilippe. Ma è proprio un lancio di moneta, veramente. Qui non so cosa abbia deciso in favore di uno piuttosto che dell'altro. C'è da dire che sarà. Io attendo veramente. Questa potrebbe essere la corsa più attesa dell'anno, per quanto mi riguarda. Che sembra strano, considerando che non è una classica del pavé. Bene, primo, siamo arrivati effettivamente ai saluti per questo episodio. Io ti ringrazio per la compagnia, per la chiacchierata e per la tua preview del cuore sulle Ardenne. Grazie mille, primo. Grazie a te, grazie ai nostri amici all'ascolto. Anche da parte mia, un saluto, un ringraziamento e noi ci sentiamo adesso, settimana prossima, quando parleremo di quello che è successo in questa Amstel Gold Race. Poi dopo faremo la preview veloce, veloce, veloce della Freccia Vallone. Guardate che bravo, l'ho detto anche con la R. E dell'ultimo monumento della prima parte di stagione. Sì, è un gioco di parole, mi sto riferendo alla Liegi Bastogliegi. A presto, ciao ciao!